Buongiorno a tutti. In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa bellissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia ametista. Questo perché il colore che ho scelto si chiama proprio ametista ed è del filato Fiammingo della Mistrico Filati, uno dei nuovi filati della Mistrico di quest'inverno. È un filato spettacolare, sottile ma caldissimo. Vi posso assicurare che in questo momento ho sotto soltanto un top, ma sono molto calda anche sulle braccia. Ho utilizzato tre di questi gomitoli, ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 380 metri ed è formato dal 75% lana merinos, 25% microfibra PA. Come vi dicevo, questa è una taglia S e io ho utilizzato tre di questi gomitoli, lavorando con uncinetto del 3,5 e l'uncinetto del 3. In descrizione, come sempre, vi lascerò il link al sito Uncinettando con i filati, dove troverete questo colore che è lo 04 e si chiama ametista, ma ci sono tanti altri colori spettacolari, c'è il color carbonio, che va dal grigio chiaro al grigio scuro, c'è il color pavone, c'è il color autunno, quindi veramente ci sono dei colori spettacolari che io ho intenzione, scusate, non di lavorarli tutti, ma la maggior parte. Sono innamorata del colore oceano, sono innamorata anche del color carbonio e anche di quello a autunno, quindi cercherò di lavorarli un po' tutti durante questo inverno. Per quanto riguarda la lavorazione, questa lavorazione è top down e si parte quindi dall'alto e io ho voluto fare un punto che andasse in contrapposizione con il colore del filato. Mi spiego meglio. Come potete vedere, la lavorazione porta ad avere la sfumatura in orizzontale del filato e io ho voluto creare appunto un punto che mi desse delle linee in verticale. Vedete, ho creato queste strisce di maglie alte rilieve a 2 e a 1 che si alternano in modo appunto da dare ancora più movimento all'intera maglia ed è la cosa che più mi piace. Quindi abbiamo strisce orizzontali ma anche strisce verticali. Con l'uncinetto del numero 3,5 io ho lavorato la parte superiore e il corpo della maglia senza andare a fare alcun tipo di rimozioni o aumenti qui, è proprio la maglia che si abbina alle mie forme, mentre naturalmente qui ho fatto degli aumenti per poter allargare la maglia. Poi con numero 3 sono andata, con un centro numero 3 sono andata a creare le maniche. Per le maniche io ho continuato a lavorare soltanto le strisce di 2 maglie alte rilievo, abbandonando quella singola perché non volevo che la maglia poi venisse un po' troppo gonfia, se così possiamo dire, e ho fatto anche delle diminuzioni perché altrimenti la manica sarebbe venuta troppo larga. Io invece volevo una manica un po' più stretta perché volevo appunto una maglia che si aderisse perfettamente alle mie forme. Però se voi volete le maniche larghe potete tranquillamente non fare diminuzioni e continuare a lavorare con l'uncinetto numero 3,5. Io naturalmente durante il video vi dico anche come fare. Come vi ho detto, io per la mia taglia ho utilizzato 3 gomitoli, ma se voi volete portare delle modifiche, quindi lavorare con l'uncinetto 3,5 le maniche, allargarle un po', vi dico già che dovete andare anche se siete taglia S, dovete comprare un gomitolo in più perché altrimenti non riuscite a fare le maniche come le volete. Anche se volete fare la maglia un po' più lunga, anche in quel caso vi devo consigliare di prendere un gomitolo in più perché io dei 3 gomitoli li ho utilizzati del tutto. Taglia M, se la volete fare uguale alla mia, quindi soltanto adattando le vostre forme, con 4 gomitoli ce la fate. Anche nel vostro caso, se però poi volete le maniche più larghe, o la volete più stretta, o la volete più accollata, in quel caso vi consiglio 5 gomitoli. Taglia L, stesso discorso. Andate a comprare 5 gomitoli, 6 se volete le maniche più larghe, più lunghe, la maglia più lunga. Quindi più o meno queste sono la quantità di filato che vi occorre per poter realizzare questa maglia. È una maglia che io trovo veramente carina, è qualcosa di sfiziosa e particolare, è molto coprente, quindi penso di essere riuscita ad accontentare anche tutte quante voi che preferite le maglie con un punto chiuso piuttosto che con un punto forato. Ma non vi preoccupate, per chi come me ama le maglie forate perché i punti sono più particolari, presto verranno dei top down anche con punti un po' più forati. Detto ciò, mi raccomando, se decidete di farla, mandatemi le vostre foto sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo della Fe Gori, La libertà di uncentare e spruzzare, dove avevo fatto il sondaggio e avete scelto voi quale colore dover utilizzare per primo, anche se in realtà so che molte di voi hanno scelto l'ametista soltanto perché vogliono molto bene la Fe, ma va bene, come vi ho detto, lavorerò anche gli altri colori. E se avete acquistato il mio stesso filato presso
Il sito Uncintando con i filati o presso la Merce Recoleti, potete taggarmi sempre sui social o anche su Instagram dove mi trovate sia come Elsa Faccio sia come Uncintando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia top down, io ho deciso di utilizzare il filato nuovo della Mistrico Filati che si chiama Fiammingo. Il colore che ho scelto è questo 04, che è il colore sfumato del viola. Bellissimo. Allora, lavorerò con l'uncinetto del 3,5. Ho montato 125 catenelle e top down, quindi si parte dallo scollo. Mi raccomando, chi vuole lo scollo più largo, tenga presente che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5. Quindi mi raccomando, se volete farlo più largo, aumentate di almeno 10, 15, se non anche 20 catenelle. Non allargate troppo perché poi altrimenti lo scollo vi viene troppo largo. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e vado a fare una seconda maglia alta. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare 3 maglie alte, quindi una. Scusatemi, devo tirare un po' di filo. Due. E 3. Salto una catenella e ricomincio da capo, quindi entro nella seconda e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella terza e vado a realizzare 3 maglie alte, quindi una, rientro 2. Rientro 3 e ricomincio da capo, quindi salto una catenella, entro nella seconda e realizzo la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo 3 maglie alte. Una, rientro 2. Rientro 3, salto una catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte nella stessa maglia, catenella di base. Vado a fare una maglia bassissima entrando nella terza catenella. Secondo giro, devo fare una maglia alta in rilievo. Vado tra il gruppo di 3 maglie alte e la prima maglia alta. Esco tra le due maglie alte, prendo il filo ed esco. Prendo il filo, esco dalla prima e prendo il filo, esco da due, in modo da aver fatto una sorta di maglia alta in rilievo. Lo rifaccio vedere così per chi non ha capito, lo rifacciamo vedere. Ho fatto una maglia bassissima. Entro con l'uncinetto tra le tre maglie alte, esco tra le due maglie alte. Prendo il filo ed esco. Prendo il filo, esco da un filo sull'uncinetto. Prendo il filo ed esco da tutti e due i fili sull'uncinetto. Questo è per iniziare a fare la maglia alta in rilievo a inizio giro. Prendo il filo, entro tra la prima e la seconda maglia alta. Esco tra la seconda maglia alta e il gruppo di 3 e vado a fare normalmente una maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho le tre maglie alte. Entro nella prima e realizzo due maglie alte. Una. Rientro 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nell'ultima maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2 e ricomincio da capo. Quindi maglie alte rilievo, entro tra le tre maglie alte e la maglia alta successiva, esco tra le due maglie alte e vado a fare una maglia alta rilievo. Prendo il filo, entro tra le due maglie alte, passo dietro la maglia alta, esco dal foro successivo e vado a fare di nuovo una maglia alta in rilievo. Entro nella prima delle tre maglie alte e realizzo due maglie alte. Una, due. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Due maglie alte sopra la terza maglia alta. Una.
2. E di nuovo facciamo l'ultima volta insieme. Vado a fare una maglia alta e rilievo, quindi entro tra le tre, dopo le tre maglie alte, vado dietro la maglia alta ed esco e vado a fare una maglia alta e rilievo. Entro tra le due maglie alte, esco nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta e rilievo. 2 maglie alte sopra la prima delle tre maglie alte, una e rientro 2. Una maglia alta sopra la prima, sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra la terza maglia alta, quindi una e rientro 2. E ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le ultime due maglie alte sopra la terza maglia alta, vado nella maglia alta iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Di nuovo vado a fare l'inizio del mio terzo giro andando a fare la maglia alta rilievo, quindi entro tra l'ultima maglia alta e la prima delle due maglie alte. Prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco da un filo sull'uncinetto, prendo il filo ed esco da due fili sull'uncinetto. Vado a fare la mia seconda maglia alta e rilievo facendola sopra la maglia alta e rilievo del giro precedente. Quindi esco tra le due maglie alte, entro tra le due maglie alte, esco nella maglia alta successiva, nel foro della maglia alta successiva e vado a fare la mia maglia alta e rilievo. E adesso vado a realizzare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta. Una e 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta e rilievo sopra la maglia alta successiva, quindi entro tra la seconda e la terza maglia alta del gruppo di 5, esco dalla, subito dopo la maglia alta, quindi subito dopo la terza del gruppo di 5 e vado a fare la mia maglia alta e rilievo, una maglia alta sopra la quarta maglia alta, 2 maglie alte sopra la quinta maglia alta, una e 2. E ricomincio da capo, quindi maglia alta e rilievo sopra la maglia alta e rilievo del giro precedente, quindi entro prima della maglia alta, esco dopo la maglia alta e vado a fare una maglia alta e rilievo. Seconda maglia alta e rilievo, entro tra le due maglie alte e rilievo, esco subito dopo la seconda e vado a fare una maglia alta e rilievo. 2 maglie alte sopra la prima delle 5 maglie alte, quindi una e 2. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta e rilievo sopra la terza maglia alta, quindi entro tra la seconda e la terza, esco tra la terza e la quarta maglia alta del giro precedente e vado a fare una maglia alta e rilievo. Una maglia alta sopra la quarta maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una, scusatemi, una e 2. E ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi e vado a fare una maglia alta e rilievo sopra la prima maglia alta e rilievo, quindi entro ed esco e vado a fare una maglia alta e rilievo. Seconda maglia alta rilievo, quindi entro tra le due maglie alte rilievo del giro precedente, esco dopo l'ultima e vado a fare una maglia alta rilievo. 2 maglie alte sopra la prima delle 5 maglie alte, quindi una. Guarda, è che mi sto tirando. Ecco, finalmente. Quindi una e rientro 2. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Una maglia alta e rilievo sulla terza maglia alta, quindi entro tra la seconda e la terza, esco tra la terza e la quarta e vado a fare una maglia alta e rilievo. Una maglia alta sopra la quarta maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e 2. E ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le ultime due maglie alte sopra l'ultima maglia alta del giro precedente, quindi entro nella maglia alta in rilievo e vado a fare una maglia bassissima.
Quarto giro e vado a fare sempre la mia maglia alto rilievo a inizio del giro, quindi prendo il filo, esco e prendo il filo ed esco. Una maglia alta rilievo sopra la maglia alta successiva. E adesso vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, quindi vado alla maglia alta successiva 2, vado alla maglia alta successiva 3, maglia alta rilievo sopra la maglia alta rilievo, quindi entro tra la maglia alta normale e la maglia alta rilievo, esco subito dopo la maglia alta rilievo e vado a fare la mia maglia alta rilievo. E di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 3 maglie alte in totale, quindi una, vado sopra la maglia alta successiva 2, vado sopra la maglia successiva 3 e ricomincio da capo. Quindi maglia alta rilievo sopra la maglia alta rilievo, maglia alta rilievo sopra la maglia alta rilievo successiva, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, due, 3, una maglia alta sopra la maglia alta rilievo, una maglia alta rilievo sopra la maglia alta rilievo, e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, maglia successiva 2, maglia successiva 3 e ricomincio da capo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare il mio quarto giro, ho fatto l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro precedente, entro nella maglia alta in rilievo e vado a fare una maglia bassissima per chiudere il giro. Benissimo, il quarto giro è il giro che io andrò sempre a ripetere perché non ho bisogno più di fare aumenti, vedete è un po' arricciata, quindi man mano che andremo a lavorare non ho bisogno di fare ulteriori aumenti, e il quarto giro è quello che andrò sempre a ripetere fino ad arrivare a fare gli scalfi. Però vi faccio vedere cosa dovete fare se qualcuna di voi deve invece fare ulteriori aumenti. Allora, come vi ho detto, io farò di nuovo il quarto giro e quindi andrò a fare una maglia alta in rilievo sopra la maglia alta in rilievo del giro precedente, una seconda maglia alta rilievo sulla maglia alta rilievo del giro precedente, e adesso io vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi per un totale di 3 maglie alte, quindi una, due e 3, in modo tale da non fare più aumenti. Chi invece deve fare degli aumenti, qui dove va a fare la seconda maglia alta, quindi una maglia alta qui entra dove ha la seconda, va a fare 3 maglie alte, 2 e 3, e poi continua normalmente andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta e rilievo sopra la maglia alta e rilievo, e di nuovo una maglia alta, 3 maglie alte sopra la seconda, una maglia alta sopra la terza. Questo è per chi deve fare ancora degli aumenti. Io invece, come vi ho detto, non devo andare a fare più aumenti perché vedete mi è venuta bella arricciata, quindi io adesso vado a continuare, scusate, continuo a lavorare normalmente senza fare più alcun tipo di aumenti, quindi vado a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta e rilievo, e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, in modo tale da non fare più aumenti, e alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto questo giro per fino ad arrivare agli scalfi. Chi ha fatto gli aumenti poi invece di 3 maglie alte se ne troverà 5, e quindi poi dovrà procedere facendo sempre 5 maglie alte sopra le 5 maglie alte, quindi in poche parole avrà quindi questo aumento, ma poi continuerà a lavorare sempre facendo maglie alte sopra le maglie alte, quindi senza più alcun tipo di aumento. Io adesso continuo a lavorare il quarto giro, vi dirò alla fine quante volte l'ho ripetuto, quindi a che giro sono arrivata, e vi farò vedere come andare a mettere il marcatore.
Dunque, io ho ripetuto il mio quarto giro fino ad arrivare ad averne un totale di 13, quindi dal primo giro fino a che ho messo i marcatori, io ho ripetuto 13 volte il mio motivo, il mio giro. Adesso sono andata a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, io sono andata a contare le strisce di maglie, di due maglie alti rilievo, e ne ho un totale di 21, e ne ho fatto in questa maniera: ne ho messi 5 qui liberi, quindi 1, 2, 3, 4, 5 liberi, e sono andata a mettere il marcatore nel sesto, sia avanti che dietro. Io ho fatto la stessa cosa da quest'altro lato: 5 strisce di 2 maglie alti rilievo libere, e sono andata a mettere il marcatore dove ho la sesta, sia avanti che dietro, mettendo il marcatore tra le due maglie alti rilievo, sia avanti che dietro. In questa maniera io mi trovo con 6 strisce di maglie, di due maglie alte sul davanti e 5 dietro, perché mi raccomando, quello dispari va sempre messo sul dietro, sul davanti. Quindi ripeto, 5 liberi, sui sesti sono andata a mettere i marcatori mettendo tra le due maglie alti rilievo, 6 avanti, 6 dietro, e adesso vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Io ho fatto in modo che il mio primo marcatore fosse proprio a inizio giro, quindi ho fatto una maglia bassissima per ritrovarmi dove ho la seconda maglia alta delle due maglie alte rilieve. Vedete, qui ho il mio marcatore, quindi inizio a lavorare normalmente il mio giro e vado a fare in questa maniera. Vado a fare sempre la mia maglia alta rilievo, quindi entro tra le due maglie alte rilievo, esco nell'ultima e vado a fare la mia maglia alta rilievo. E adesso vado a lavorare normalmente, quindi vado sempre a lavorare 3 maglie alte sopra le 3 maglie alte, una maglia alta dove ho la maglia alta rilievo e le due maglie alte dove ho le due maglie alte rilievo. Quindi lavoro normalmente fino ad arrivare all'altro marcatore e farvi vedere quindi come passare da avanti al dietro. Sono arrivata al mio marcatore e vado a fare in questa maniera. Ho la mia prima maglia alta rilievo e quindi vado a fare la mia prima maglia alta rilievo e passo direttamente qui dietro, e vedete, vado direttamente dove ho la seconda maglia alta rilievo. Vedete, qui c'è la prima, vado nella seconda e vado a fare la mia maglia alta rilievo. Posso così togliere il mio marcatore e vedete, qui ho la mia maglia e la mia manica, e qui continuo a lavorare e continuo quindi ad andare a fare normalmente la mia lavorazione fino a ritrovarmi al marcatore successivo, dove vi faccio vedere come terminare il giro, e poi andremo a fare sempre lo stesso giro. Sto per terminare quindi il mio primo giro, sono arrivata al secondo marcatore, ossia al primo, perché qui è dove avevo iniziato il giro, e vado a fare quindi dove ho sempre sul dietro la mia prima maglia alta rilievo, vado a fare una maglia alta rilievo e vado a terminare il giro entrando nella maglia alta iniziale il rilievo, facendo una maglia bassissima. Quindi posso togliere anche il mio secondo marcatore. E vedete, qui ho lo scalfo della manica e adesso vado a ricominciare il mio secondo giro, e vado sempre, metto tra le due maglie alte il rilievo e vado a fare la mia prima maglia alta il rilievo e continuo di nuovo a lavorare normalmente facendo le mie 3 maglie alte normali e poi la mia maglia alta il rilievo. Quindi continuo così per tutta la lunghezza della maglia. Io adesso devo solo decidere, questo lo deciderò fra qualche giro, se poi terminare e non fare più la striscia qui di maglie alte in rilievo, ma lasciare soltanto le due, quelle a strisce, le strisce a due, e qui ritornare a lavorare normale. È una cosa che devo decidere. Adesso farò dei giri normali, quindi sempre con tutte le maglie alte rilievo che abbiamo fatto fino adesso, e se poi provando la maglia mi accorgo che non mi piace che scendano troppo anche quelle altre, le interrompo e quindi andrò a fare normalmente delle maglie alte sopra delle maglie alte, eliminando così a un certo punto la striscia. Devo ancora ben decidere, deciderò man mano mentre mi provo la maglia per vedere come sta andando, se per caso poi devo stringere o allargare cambiando l'uncinetto per stringerlo sotto il seno. Devo un po' vedere queste cose e deciderò anche che cosa fare di questa striscia di maglia alta singola, se in coste, se continuarla o se a un certo punto lasciarla per poi lavorare soltanto in rilievo le strisce di due maglie alte.
Allora, dallo scalfo fino a giù io ho lavorato per circa 38 centimetri, quindi ho ripetuto il giro fino ad arrivare a 38 centimetri e adesso vi faccio vedere come andare a fare la manica. Ah, alla fine le strisce le ho continuate fino a giù, però per la manica non lo faremo, continueremo soltanto le strisce a doppie con le due maglie alte rilievo, mentre quella singola la toglieremo perché non voglio che poi sul braccio la manica risulti troppo grossa. Quindi adesso andremo a lavorare la manica e vi dico anche che cambierò uncinetto, andrò a lavorare con il numero 3 e andrò a fare delle diminuzioni. Questo sapete perché io ho delle braccia piccole, quindi se continuassi a lavorare in questa maniera la manica mi verrebbe larga e io questo modello invece lo voglio non aderente come manica ma neanche larga come verrebbe, ed è per questo che ho deciso di fare delle diminuzioni. Voi naturalmente potete decidere di non farle, di continuare la manica così come vi viene, o fare come nel mio caso la diminuzione. Allora andiamo a lavorare la nostra manica. Io vado a fare la mia maglia alta e rilievo dove ho la maglia alta e rilievo qui, quindi mi prendo il filo, mi alzo con una catenella e vado a fare altre 2 catenelle che sono mia prima maglia alta e rilievo. Ve noterete quando chiuderemo il giro che qui si farà un piccolo forellino, ma io ho già fatto una manica e quindi ve la faccio vedere. Vedete, si crea questo piccolo forellino che però noi io dopo con l'ago il filo andrò a chiudere, quindi non vi preoccupate se vi si crea il forellino perché dopo lo andremo a chiudere. Bene, e adesso andiamo a fare la nostra le nostre diminuzioni e andiamo a fare in questa maniera. Entro nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta normale sopra la maglia alta rilievo. Quindi vedete, non andiamo a fare più la striscia singola di maglia alta rilievo. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Scusate, voglio entrare bene nella maglia alta. Ecco. E adesso vado a fare un'ulteriore diminuzione. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme e ricomincio da capo. Quindi vado a fare le due maglie alte rilievo, una sopra ogni maglia alta, quindi una e due. Vado a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una seconda maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta in rilievo e vado a fare la maglia alta normale, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Mi restano le ultime due maglie alte e vado a fare la mia diminuzione, quindi una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le due maglie alte insieme e ricomincio da capo andando a fare due maglie alte rilievo. Continuo così per tutto il giro. Ripeto, io sto facendo le diminuzioni perché voglio andare a stringere la lavorazione, ma voi potete non farlo e quindi andare a lavorare normalmente e fare soltanto un piccolo cambiamento di lavorare non più la maglia alta e rilievo, ma lavorare le maglie alte normalmente. Sto terminando il giro, ho fatto le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare la maglia alta in rilievo e vado a fermare a chiudere il giro andando a fare una maglia bassissima sopra la maglia alta. Eccomi, stavo recuperando la maglia alta in rilievo. Vado a fare la mia maglia bassissima per chiudere il giro. Ora, come vi avevo detto, si è formato questo forellino, ma io dopo con l'ago e il filo l'andrò, vedete, farò in questa maniera e andrò a cucirlo in modo tale da eliminare. Oppure se non volete cucire potete soltanto prendere il filo e fare un piccolo punto qui
in modo tale da chiudere sempre comunque la lavorazione. Adesso andiamo a fare il nostro giro nuovamente, e questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Io non farò più alcun tipo di diminuzione, quindi posso procedere a rifare il mio giro. Quindi vado di nuovo a fare una maglia alta in rilievo sopra la maglia alta in rilievo, come abbiamo sempre fatto, e poi vado a fare una maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta sopra le successive maglie alte, 2 e 3, e mi ritrovo di nuovo dove ho le due maglie alte chiuse insieme, e vado a fare una maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme. Quindi sono passata adesso ad avere 5 maglie alte e poi le due maglie alte rilievo, 1 e 2, e poi di nuovo le mie 5 maglie alte, andando a lavorare una maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta sopra le ultime due maglie alte chiuse insieme, per avere in questo caso quindi 5 maglie alte. Ripeto, io ho fatto questo perché voglio andare a stringere un po' la lavorazione. E quindi sono passata ad avere meno maglie alte, in modo da averne 5, e ho cambiato anche l'uncinetto andando a lavorare con il numero 3. Ma se voi non avete necessità, potete non fare le diminuzioni, oppure fare diminuzioni ma non volendo stringere troppo, continuare a lavorare con l'uncinetto 3,5. Diciamo che questo dipende un po' dal tipo di manica che volete fare. Ripeto, io non la volevo né troppo larga ma nemmeno troppo stretta, per questo sono andato a fare questa piccola diminuzione. Adesso continuo a lavorare la manica, vi dirò alla fine quanto mi è venuta lunga, e poi se mi avanza un po' di filato vedrò se fare un piccolo bordino sotto la maglia. Devo vedere un po' se mi avanza il filato. Io adesso ho iniziato il terzo gomitolo, quindi però devo completare anche l'altra manica, perché l'avevo solo iniziata, per capire un po' che tipo a fare la diminuzione, e quindi alla fine vi dirò quanto mi è venuta lunga la manica e se ho fatto meno il bordino sotto la maglia. Ho terminato la manica, ho fatto un totale di 62 giri, quindi ogni manica mi è venuta 62 giri, e siccome di filato me ne è avanzato veramente poco, l'unica cosa che ho fatto è stato andare a fare un giro di maglie basse alla fine della maglia, quindi giusto per non far sprecare il filato mi era rimasto un pochettino, e sono riuscita a fare quindi un giro di maglie basse sotto la mia maglia. Quindi la nostra maglia è terminata.